selfish ghost. Benvenuti a un nuovo video di Silver Wind Sail sulle modifiche al regolamento di regata, quello che parte nel 2017 e finisce nel 2020. Alla fine di ogni ciclo olimpico di regata c'è la possibilità di modificare il regolamento con alcune nuove migliorie. Queste migliorie sono state fatte per togliere gli errori stati trovati nel regolamento precedente e essenzialmente possono aggiungere anche delle precisazioni che possono essere utili alle giurie di tutto il mondo. Questo nuovo regolamento è pieno di novità, essenzialmente precisazioni tantissime e soprattutto una nuova bandiera. Quindi iniziamo adesso subito una lista delle 10 modifiche che sono state fatte quest'anno per il regolamento di regata. La prima modifica che andremo a vedere è la modifica al preambolo della parte 2. Il preambolo dice che una barca, non in regata, se infrange una regola della parte 2 non può essere penalizzata. Mentre nella versione odierna c'è una piccola eccezione che viene messa alla regola 14, che dice che una barca può essere penalizzata quando causa ferimenti o danni seri. Come secondo punto parleremo di una nuova bandiera che può essere usata durante la partenza dai comitati di regata, la bandiera Union, che per chi non se la ricordasse è questa qua. La bandiera Union, che per comodità terremo qui sopra, rappresenta una bandiera che verrà usata come segnale preparatorio, quindi verrà issata ai 4 minuti e funzionerà più o meno come una bandiera nera. Quindi vuol dire che durante l'ultimo minuto della partenza di questa regata, se una barca si trova nel triangolo composto fra la lina e la prima boa, verrà squalificata senza udienza. La differenza con la bandiera nera è molto piccola ma anche molto importante, perché con la bandiera nera vieni squalificato anche se la regata viene posposta. Invece la Union ti permette di gareggiare se viene issata l'intelligenza, il primo ripetitore o la November. Il terzo punto che vedremo è la modifica alla definizione di conflitto di interessi. Il nuovo regolamento di regata descrive con precisione che caratteristiche deve avere una persona in conflitto di interessi. 1. Potrebbe guadagnare o perdere dal risultato di questa decisione. 2. Potrebbe avere dei interessi finanziari e personali con una delle persone e questo potrebbe pregiudicare la sua affidabilità e imparzialità. E 3. Potrebbe avere un forte interesse personale nella decisione. Il quarto punto che andremo a trattare oggi è la definizione di persona di supporto. La definizione di persona di supporto o di aiuto è fondamentale perché c'è anche una modifica alla regola 3 che dice che qualsiasi persona di supporto decide di obbedire alle regole di regata, quindi può essere penalizzata dalle regole di regata. Una persona di supporto può essere un allenatore, un istruttore, un manager, un membro della squadra, un medico o una persona che aiuta il concorrente in questione. Queste modifiche sono state dovute al caso di quando alcuni genitori o alcuni allenatori si sono comportati veramente male, soprattutto nei confronti di altre persone, e questo doveva essere punito in qualche maniera e non è stato possibile fino a questo momento. Il quinto punto che dovremmo trattare è finalmente la precisazione che è stata fatta riguardo la zona e quando si smette di usare la regola 18.2. La 18.2D dice che la 18.2B e C, cioè quella che gestisce l'acqua in boa, dice che queste due regole smettono di essere utilizzate nei seguenti casi. 1. La barca ha già dato acqua. 2. La barca ha passato la posizione in prua al vento, quindi probabilmente ha virato. 3. La barca esce dalla zona. Il sesto punto che andremo a trattare è la regola 18.3, che è stata riscritta completamente, però adesso è diventata veramente molto più specifica. La 18.3 parla essenzialmente di virare in boa. Non si può fare e non si è mai potuto fare. Adesso però cita testualmente: se una barca muore a sinistra, deve lasciare una boa a sinistra e trova una barca muore a dritta che era già muore a dritta quando entra nella zona, la barca muore a sinistra nel momento in cui vira non può forzare la barca muore a dritta a navigare sopra la sua rotta di bolina stretta per evitare il contatto e deve dargli acqua alla boa. Il settimo punto che andremo ad analizzare è lo spazio per passare un ostacolo. Le modifiche alla regola 19 sono piccolissime e determinano solamente quando questa regola non può essere usata. Questa regola infatti si applica solamente quando ci sono due imbarcazioni e tira fuori due eccezioni per quando non può essere usata. La prima eccezione è quando l'ostacolo è una boa ed entrambe le barche devono lasciare la boa alla stessa parte.
E il secondo caso è quando si applica la regola 18 e l'ostacolo di queste due barche è una terza barca ingaggiata con entrambi di essi. L'ottavo punto che andiamo a analizzare è quando si può chiamare acqua lavira per evitare un ostacolo. Finalmente è stato reso illegale e illecito chiamare acqua lavira in qualsiasi caso, se non si debba modificare la rotta veramente tanto per passare in sicurezza di fianco ad un ostacolo. Si specifica che non bisogna mai chiamare acqua lavira tranne due casi. Uno, quando una barca, per evitare un ostacolo, non riesce a evitarla facilmente e in sicurezza e quindi ha necessità di chiamare acqua lavira. Secondo motivo per cui può chiamare acqua lavira è quando sta navigando veramente troppo vicino a prua al vento. Quindi essenzialmente quando chiede acqua alla vira per evitare di toccare con la poppa l'altra imbarcazione sottovento che probabilmente la sta portando all'orlo. Il nono e penultimo punto che andremo a osservare è le esonerazioni, la regola 21. Piccole modifiche, le trattiamo velocemente, che sono essenzialmente la tolta di quattro parole che dice dell'applicazione delle regole della sezione C. Quindi si può applicare le esonerazioni a tutte le regole del regolamento di regata, non solo a quelle della sezione C. L'ultima, cioè la decima che andiamo a vedere, è una modifica veramente insignificante, è una parola di differenza dalla vecchia regola, che essenzialmente la regola vecchia diceva che le barche a marcia indietro perdevano ogni diritto di rotta. Adesso non solo a mandare in marcia indietro, quindi andare all'indietro, le barche perdono il diritto di rotta, ma anche a scarrocciare sopravvento. Questo mi ha fatto perdere un sacco di tempo a cercare delle tecniche per scarrocciare sopravvento per trovarsi meglio nel campo di regata. E si può usare sulle barchine tipo deriva per scarrocciare sopravvento e trovarsi in una posizione migliore, quindi allontanarsi sottovento dal proprio avversario sottovento e quindi trovarsi in una migliore posizione per la partenza. Con questo concludo il video delle 10 modifiche al regolamento di regata che ho trovato più incisive. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia divertito e vi abbia informato e spero che queste informazioni le possiate usare nei campi di regata. Se il video vi è piaciuto e vi piace premere tasti a caso, premete il tasto like qua sotto. Se vi piace e volete vedere anche altri video, iscrivetevi qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!